Nuovo video, nuova storia e oggi parliamo di schede di cattura, nello specifico Elgato HD60X, ma la cosa interessante è che non ho mai parlato di schede di cattura di Elgato su questo canale e volevo portarne una da tempo in realtà, perché io ho sempre posseduto questa, cioè la scheda di cattura che è la HD60S e questa dei limiti ovviamente, questa qua è la Elgato HD60X, quindi non è semplicemente un nuovo nome, un rebranding, ma ha tante funzionalità in più che andremo a vedere in questo video in maniera accurata e poi vi dirò alla fine se vale la pena acquistare questo nuovo modello o forse è meglio risparmiare quei 200 euro. Bentornate bestie sexy, qua Luca De Pazzi, il vostro live streaming coach, e ogni giorno vi insegno a migliorare le vostre tecniche di live streaming e di content creation. Oggi parliamo di questa scheda di cattura, non c'è tanto di unboxing da fare, in realtà è molto molto semplice. Abbiamo scheda di cattura, il Elgato HD60X, ne parleremo in modo accurato, cavo USB A a USB-C 3.0 ovviamente, molto lungo tra l'altro, e un cavo HDMI. Non supporta questa scheda di cattura è 2.1, ma comunque ha delle grandi e belle funzionalità, non preoccupatevi. Adesivo Elgato, metto via tutti i cavi e andiamo a riporre questa confezione qua un attimo. Piccole differenze tra le due schede di cattura: allora, come vedete, questa ha un design molto più moderno, l'hanno migliorato davvero davvero tanto, ottimo ottimo davvero, finitura anche il classico nero plastica, la plastica è una plastica più o meno simile, anzi paradossalmente questa sembra un po' più resistente, questa è un po' più leggera. E cosa interessante ovviamente di questa scheda di cattura è che ha l'HDMI sia in in che in output, quindi l'entrata della nostra per esempio console secondo PC in input e l'uscita verso il monitor dietro questa scheda di cattura, anche con l'USB-C, che è importantissimo secondo me perché ci permette di metterlo, per dire, io lo metto qua così a pelo della mia scrivania ed è fantastico, quindi praticamente ci regala un design molto molto minimal. A differenza abbiamo invece la HD60S che aveva l'output da un lato e l'input dall'altro insieme all'entrata analogica e all'alimentatore. La cosa che non mi piaceva di questa è che obiettivamente era scomodissima, perché se io la mettevo in questa maniera avevo praticamente un cavo che arrivava da qua, un cavo che girava dietro, perché normalmente console e altri PC li abbiamo dietro la nostra scrivania, e era davvero davvero scomoda. Altra cosa che abbiamo, lasciando da parte un attimo questa, è l'entrata analogica qua. Se non avete visto il mio video su come dividere le tracce audio della vostra console, del vostro gameplay eccetera, vi lascio comunque il link in descrizione. Abbiamo questi gommini che permettono di non si muove, quindi davvero davvero ottimo. Ma quali sono le differenze tra queste due schede di cattura? Beh, non è solo estetica come vi dicevo prima, ma è anche l'interno, quindi la performance ovviamente, perché l'HD60S permette una cattura 1080p e un pass through, quindi quello che arriva al vostro monitor, di 1080p 60fps. Questa invece, l'HD60X, ci permette un pass through di fino a 4K 60fps HDR10, che è veramente una cosa pazzesca. Ma se avete un monitor a 1440p, questa lo supporta, e una cosa interessante è che non solo vi manda il segnale a 60fps, ma me lo manda anche a 120fps con un SDR. Davvero una cosa molto figa, soprattutto per chi gioca sparatutto, FPS e queste belle cose, quindi davvero davvero consigliatissima se avete un monitor ovviamente che lo supporta, perché neanche da dirlo che se avete anche la PlayStation 5 ma non avete un monitor che fa 120Hz, 144Hz eccetera, non serve a molto. E infine 1080p a 240Hz, quindi davvero potete veramente sbizzarrirvi. Ma adesso arriva il bello: anche se abbiamo fatto contenti noi streamer, quindi quello che vediamo noi su monitor, cosa cattura questa Elgato HD60X? Ebbene, questa fa un bel 4K 30fps HDR come cattura massima a livello di risoluzione. Scendiamo poi a 1440p a 60, attenzione, fps catturati, SDR, e poi andiamo a 1080p 60fps o 120fps, ovviamente su 60fps siamo sull'HDR,
e mentre su 120 fps siamo sull'SDR. Il vero selling point di questa scheda di cattura, che potrebbe davvero farvi pensare di acquistarla e fare l'upgrade, è il fatto che dentro qua c'è una tecnologia che permette il VRR, cioè il Variable Refresh Rate. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che è la frequenza di aggiornamento variabile. E voi mi direte: ok Luca, va bene, ma spiegaci un po' di più in soldoni di cosa stai parlando. Beh, è abbastanza semplice. Questo ovviamente è una tecnologia che va a sorridere a quelle che sono le nuove generazioni di console, e non tutte supportano al momento. So che PlayStation sta lavorando per implementare questa funzione, ma Xbox già ce l'ha. E semplicemente quello che va a migliorare sono innanzitutto i tearing del monitor, quindi quando vedete quell'effetto strano come il V-Sync, insomma, che il famoso V-Sync, quando vedete appunto che qualcosa non funziona, soprattutto quando muovete tanto la camera, e quello capita con la scheda di cattura vecchie, questa qua io l'ho notato con l'HD60S, è una piccolezza ma rende ovviamente l'esperienza di gioco molto più fluida, e inoltre non ha ritardi, praticamente ha una latenza di 30 millisecondi, una cosa del genere. Ho visto diversi articoli e ho fatto qualche test, non ho testato ovviamente i 30 millisecondi, ma è davvero davvero incredibile, cioè quasi impercettibile. Ho giocato praticamente dal software di cattura. Software di cattura che è il classico di Elgato, quindi nessun aggiornamento particolare, dovete sempre utilizzare quello. È plug and play, quindi se la collegate al vostro computer automaticamente verrà rilevata, ovviamente vale anche per Mac, e questo appunto sistema di cattura lo potete utilizzare anche per mandarlo in live da OBS direttamente scegliendo dispositivo di cattura video. Piccolissima nota negativa è che questa scheda di cattura non supporta G-Sync sui monitor, quindi se l'avete tenete bene in considerazione questa cosa. E per andare poi alle conclusioni, per tirare un po' le somme di quello che è questo video, ve la consiglio, ve la sconsiglio. Allora, qua in realtà non c'è un se un ma, cioè sì, ovviamente è molto situazionale, ma è ovviamente anche facile capire se vi serve il caso di acquistarla o meno. Allora, innanzitutto partiamo con il capire cosa avete voi. Se è la prima scheda di cattura che andate ad acquistare, stavate pensando di acquistare un Elgato e non una scheda di cattura più economica, magari di fascia più bassa, ve la consiglio perché è ovviamente lo standard attuale. È anche molto lungimirante in termini di acquisizioni, capacità, quindi non è ovviamente un modello che è un compromesso. Questo vi permette anche in caso di upgrade di monitor o anche in caso di upgrade di console, perché se per esempio adesso avete una PS4, un Xbox One per dire, questa già supporta il refresh rate variabile, quindi anche un'altra cosa da tenere in conto. Se invece avete già una scheda di cattura, dovete ragionare un po' diversamente, cioè dovete capire se è il caso di fare un upgrade e spendere quei soldi in più. Parliamo un attimo di cosa vi serve. Se andate in live su Twitch, YouTube eccetera, normalmente 1080p per 60 fps è lo standard, e quello supporta qualsiasi scheda di cattura. Ovviamente io cosa ho fatto nel momento in cui ho fatto l'upgrade alla scheda di cattura, io ovviamente ne ho una interna al mio PC, ho deciso di passare a qualcosa che facesse almeno un pass through, quindi un passaggio a schermo di 4K, perché avevo un monitor 4K, e ovviamente è un peccato perché magari abbiamo una PS4 Pro, una PS5, un Xbox Series X, insomma è un peccato non sfruttare le potenzialità avendo l'Xbox, il costo dell'Xbox e il costo del monitor 4K con una scheda di cattura scacciona, quindi brutta. Quindi se siete in quella situazione io vi consiglio di comprarla. E poi ovviamente una scheda di cattura esterna, quindi attaccare un altro cavo USB-C, nel mio caso per esempio molto molto scomodo, perché se siete streamer sapete bene che tutte le porte USB solitamente sono occupate, quindi io ho scheda di cattura, webcam, tastiere, mouse, ricevitori e quant'altro. Quindi ragazzi, non so se anche voi siete nella stessa condizione, fatemelo sapere nei commenti e discutiamone, insomma, ma è un po' il problema di ogni streamer avere tutte le preso USB occupate. Quindi spero davvero di avervi aiutato a scegliere se acquistarla o no. Se invece state cercando una scheda di cattura interna e magari dovete anche catturare una fotocamera, vi consiglio questo video qua sopra, Live Gamer Duo, veramente a me personalmente ha svoltato, mi sono davvero trovato molto bene. Se invece volete andare a visionare altri prodotti Elgato, vi lascio qua tutta la playlist dei prodotti già recensiti su questo canale. Se il video vi è piaciuto ovviamente spaccate il tasto like, e noi ci vediamo in uno dei due video.